Tesla vale 420 miliardi dal minimo del 18 marzo, è salita del 500%. Amazon vale 1700 miliardi, il price earning è 143 e nell'ultimo anno le azioni sono salite del 75%. Zoom vale 91 miliardi, vale più di Goldman Sachs, storica banca d'affari americana. Il price earning è 4100 e dal 1 gennaio 2020 le azioni sono salite del 430%. Nikola Corporation non ha mai venduto un veicolo e vale più di Peugeot. E infine, la mia amata Apple vale 2000 miliardi. Cosa diavolo sta succedendo? Benvenuti su Investire con Gus. In questo video cercherò di capire cosa cavolo sta succedendo sui mercati azionari. Le valutazioni di alcune aziende hanno raggiunto dei livelli davvero folli. Se volete evitare la prossima bolla finanziaria, quel che dovete fare è mettere un mi piace al video e iscrivervi al mio canale se ancora non siete iscritti. Io sono nato nel 1993 e quando è scoppiata la bolla tech del 2000, guardavo Dragon Ball e pensavo a come diventare un calciatore professionista. Alla fine il mio sogno di giocare in Serie A si è infranto, come i sogni di quegli investitori che hanno comprato aziende tech nel 2000 pensando di arricchirsi in pochi anni. La follia di quella bolla è ben che conosciuta: in soli 5 anni il Nasdaq salì del 400%. Questo vuol dire che ogni anno il Nasdaq saliva dell'80%. Le azioni Qualcomm solo nel 1999 salirono del 2619%. E altre 12 large cap, quindi non aziende piccole, aziende grosse, enormi, salirono del 1000%. La bolla tech fu qualcosa di spettacolare. Bastava dare alla propria azienda un nome tech e quotarsi in borsa e in pochi giorni si poteva diventare milionari. Il giorno in cui si quotò Akamai Technologies, azienda che esiste ancora adesso, salì del 400% in un solo giorno. 360 Networks raggiunse una capitalizzazione di 13 miliardi e pochi mesi dopo dichiarò bancarotta. Il giorno in cui Abovnet annunciò uno stock split, le azioni salirono del 32%. Uno stock split è un semplice frazionamento azionario che non comporta alcun cambiamento nel valore delle azioni. Ciò che cambia è il numero delle azioni disponibili e il loro valore unitario, ma a livello di valore totale, di capitalizzazione, non cambia niente, e neanche a livello di valore intrinseco, ovviamente. Normalmente l'annuncio di uno stock split non ha alcun effetto sul valore delle azioni. Però nel 2000 la follia era normalità. Ti è venuto per caso in mente qualcosa? Esatto, anche Apple e Tesla, dopo aver annunciato il loro stock split, hanno avuto dei rialzi violenti. E questa non è una cosa sana. Fare uno stock split non ha alcun effetto sul valore intrinseco di un'azienda. Ma torniamo al 2000. Bluecore raggiunse una valutazione di 31 miliardi e quotava 1300 dollari per azione. 2 anni dopo valeva 2 dollari per azione. Quando Books a Million, un'azienda che vendeva libri in negozi fisici, annunciò di aver creato un sito web, in soli 5 giorni salì da 3 dollari per azione a 47 dollari per azione. Potrei continuare per almeno un'altra ora, ma è meglio finirla qua. La domanda che ora sorge spontanea è: il mercato azionario attuale è comparabile a quello del 2000? A mio parere la risposta è no, il mercato non ha ancora raggiunto l'euforia che aveva raggiunto nel 2000, però come vi ho spiegato in questo video è molto probabile che siamo in una bolla. La sola cosa che mi fa dubitare è il fatto che i tassi di interesse sono davvero bassissimi, vicino allo zero, in alcuni casi addirittura sotto zero. Questo semplice fatto rende impossibile ottenere un rendimento al di fuori del mercato azionario. Tenendo i soldi fermi in banca, in un conto deposito, non si guadagna assolutamente niente, in alcuni casi addirittura è necessario pagare. E questo ha spinto moltissimi piccoli investitori, soprattutto negli Stati Uniti, ad investire nel mercato azionario. E cosa comprano questi risparmiatori sprovveduti? Le azioni più famose, ovviamente: Amazon, Tesla, Apple, Facebook, Zoom, che magari gli è stata suggerita dal barbiere, che pensa che grazie alla pandemia il loro business si espanderà in una maniera incredibile. Inoltre, in USA, moltissimi broker permettono di acquistare azioni frazionate senza pagare alcuna commissione, come ad esempio il famosissimo Robinhood, l'account preferito dei piccoli investitori che sognano di arricchirsi grazie al mercato azionario. Nelle ultime settimane sono addirittura circolate storie di ragazzini che hanno rubato i soldi ai genitori per investirli in borsa. E questa è una chiara indicazione che siamo in una bolla, perché l'euforia sta raggiungendo dei livelli davvero interessanti. Qualcuno di voi saprà che a Wall Street c'è un detto: quando i piccoli risparmiatori si tuffano nel mercato e iniziano ad investire, è il momento di vendere. In realtà a Wall Street i piccoli investitori non vengono chiamati così, vengono chiamati porci, pigs. Questi sono sempre gli ultimi ad arrivare perché si inebriano delle notizie sui giornali, sulle TV, che dicono che il mercato azionario sta salendo in una maniera pazzesca e vogliono unirsi al carro dei vincitori senza avere la benché minima idea di quello che stanno facendo. Ma poi i mercati iniziano a crollare e cosa succede? Queste persone vanno a vedere il loro conto di trading e si spaventano, vedono
vedono rosso e iniziano a vendere tutto. E a quel punto, magicamente, i mercati ricominciano a salire e i nostri poveri piccoli risparmiatori perdono i loro soldi in una maniera veramente stupida. Questo terribile circolo vizioso si ripete nell'eternità, come un inarrestabile loop. Ma negli ultimi giorni le aziende tech sono finalmente crollate in una maniera pazzesca, davvero incredibile. Sono stati dei crolli più pesanti di quelli che c'erano durante la pandemia. Quelli di voi che mi seguono più assiduamente sapranno che sono investito in alcune delle aziende tech più grosse. Questo mi rende un po' di parte, però era ora che crollassero, ci voleva, erano troppo alte e lo sono ancora molto probabilmente. Visto che mi sono già soffermato sull'analisi generale dei mercati finanziari in altri due video, in questo video vorrei andare più nel dettaglio a guardare qualche singola azienda. Perché è qua che il gioco si fa divertente. Alcune azioni hanno raggiunto delle valutazioni veramente incredibili, addirittura più alte di quelle che venivano raggiunte nel 2000. Iniziamo da Tesla, l'azienda fondata da Elon Musk è sicuramente iconica e innovativa, però nella sua storia non ha mai portato un utile. Le vendite invece sono in fortissima crescita, nel 2019 sono state di 25 miliardi. Tenete bene a mente questo numero. Toyota invece nel 2019 ha avuto ricavi di 278 miliardi, cioè 11 volte di più rispetto a Tesla. E oltre a questo, Toyota è un'azienda profittevole da moltissimi anni ed è la società che detiene la maggiore quota del mercato automobilistico mondiale, il 10%. Il 10% può sembrare poco, però dovete considerare che il mercato dell'automobile è molto competitivo e molto frazionato, ci sono tantissimi marchi, tantissimi competitors. Beh, ovviamente con una quota di mercato così alta, Toyota vale molto di più di Tesla. Sbagliato, Tesla vale 420 miliardi, mentre Toyota vale 184 miliardi. Sì, magari Tesla avrà un roseo futuro davanti a sé, però è sensato che valga più del più grosso produttore di automobili del mondo? Se Toyota vale 185 miliardi con una market share del 10%, il mercato sta apprezzando Tesla come se questa potesse raggiungere una market share totale del 22%. E lasciatemelo dire, questo è praticamente impossibile, il mercato è troppo frazionato e va a competere con dei mostri. Queste aziende hanno a disposizione qualsiasi tipo di tecnologia vogliano. E la maggior parte di queste aziende automotive sono too big to fail, sono sostenute dagli stati in cui operano. Pensate a FCA che ha ricevuto un prestito dello Stato italiano di 6 miliardi di euro. Oppure pensate a BMW e Daimler, di cui ho parlato in questo video, che sono in fortissima difficoltà, ma anche se le cose dovessero andare male, lo Stato tedesco dovrà intervenire per forza. Perciò l'unica conclusione che riesco a raggiungere è che la quotazione di Tesla non abbia alcun senso. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti, sono molto curioso. Per restare nel settore automotive, l'azienda top è sicuramente Nikola. Questa è un'azienda che in teoria dovrebbe produrre camion ibridi, però non ha mai venduto un solo veicolo. E indovinate un po', vale più di Peugeot, un'azienda profittevole, stabile e storica. Già solo il nome è sufficiente a farmi digrignare i denti. Esiste già Tesla, perché vai a chiamarti Nikola? Probabilmente puntavano ad essere acquisiti da Tesla e creare la Nikola Tesla Corporation. È più che evidente che ci sia qualcosa che non quadra. Magari questa nuova bolla potremmo chiamarla bolla dell'elettrico. Ma le assurdità non finiscono qua, continuiamo. Il fatto che un'azienda grossa come Amazon abbia un price earning di 140 per me è totale follia. Certo, nei prossimi anni crescerà moltissimo, però 140, dai, davvero, 140? Per giustificare un price earning del genere, a mio parere, un'azienda dovrebbe crescere del 40-50% annuo. Prendete ad esempio BHG, un'azienda di cui vi ho parlato in questo video. Nel 2020 accrescerà i propri utili del 100%, eppure il price earning è 64, non è neanche superiore a 100. Amazon vale quanto 3 Berkshire Hathaway. Sì, quest'ultima cresce molto, ma molto poco, invece l'azienda di Jeff Bezos cresce in una maniera pazzesca. Però davvero una valutazione del genere è giustificabile? Ha un senso? E non fraintendetemi, Amazon è un'azienda fantastica, però queste valutazioni sono davvero esagerate. E invece ci sono alcune aziende, alcune azioni che sono fortemente depresse, molto sottovalutate. Ma arriverà il giorno del giudizio, prima o poi il mercato si accorgerà di questa situazione, ci sarà un sell-off pazzesco su queste aziende che hanno delle valutazioni veramente incredibili, folli, altissime. Ma andiamo avanti che mi sto divertendo parecchio. Spotify, guardate che rialzo, è salito del 130% in 5 mesi e di utili nemmeno l'ombra. Questa è un'azienda molto particolare perché da un certo punto di vista è molto interessante perché domina nettamente il mercato della musica in streaming. È l'unica app decente che si può utilizzare per ascoltare musica senza doverla scaricare. Però se Google decidesse di impegnarsi un pochino di più e migliorare il suo Google Music, non pensate che andrebbe a distruggere Spotify? Se Google riuscisse a sviluppare un pochino YouTube Music, renderlo più carino, più user friendly, più simile a Spotify, penso che Spotify verrebbe massacrato da Google. Di azioni
molto sopravvalutate, ce ne sono tantissime altre, però direi che queste sono le più significative, le più emblematiche. Se ve ne vengono in mente altre, scrivetemele nei commenti. Qual è la morale di questo video? Il mercato si muove in trend, le emozioni e le mode guidano le scelte degli investitori. Amazon non ha competitors, Apple fa i migliori telefoni del mondo, Tesla fa le migliori auto elettriche e Google non ha rivali. Perché investire in un'oscura azienda value mai sentita quando posso investire in questi giganti? C'è del giusto in questo ragionamento, però se viene acquistata ad un prezzo troppo alto, qualsiasi azienda, per quanto fantastica sia, ci provocherà una perdita del nostro capitale. Quindi vi prego di non farvi attrarre da queste mode, da questi facili guadagni presunti. Analizzate bene le vostre azioni, fate un'analisi ponderata prima di decidere di investire in un'azienda. Per essere dei buoni investitori dovete pensare con la vostra testa e non dovete copiare qualche presunto guru del web né seguire le mode del momento. Anzi, spesso si sente dire che i migliori investitori del mondo sono dei contrarians. Cosa vuol dire? Significa che sono persone capaci di prendere decisioni scomode anche quando la maggior parte delle persone li considererà degli stupidi, degli incapaci. Sono persone che si fidano della propria analisi e che vanno avanti per la loro strada anche quando la loro analisi sembra essere sbagliata. Perché avendo fiducia nelle loro capacità, sanno che la loro analisi sembra sbagliata, ma in realtà non lo è, perché prima o poi il mercato si accorgerà di quella situazione e loro guadagneranno un sacco di soldi. Sui mercati è facile sembrare dei geni per 1, 2, magari anche 5 anni. Quel che è difficile è dimostrare di esserlo per delle decadi. Ciò che è sicuro è che negli investimenti, nel lungo termine, seguendo le mode, non si ottiene niente. Ma anzi, spesso i risultati migliori si ottengono andando contro alla moda del momento. Pensate a Warren Buffett, viene deriso e considerato un incapace per le sue scelte di investimento con cadenza annuale. Ma indovinate un po'? Lui è sempre là, tra gli uomini più ricchi del mondo. Quelli che lo criticavano invece che fine hanno fatto? Nessuno lo sa, nessuno ricorda nemmeno i loro nomi. Adesso, per concludere, è il caso che io risponda alla domanda che ho posto nel titolo del video. La bolla sta scoppiando? Purtroppo non so rispondere, nessuno sa rispondere a questa domanda. Nemmeno la pandemia è riuscita ad abbattere il toro scatenato. Ogni notizia negativa viene ignorata, mentre quelle positive vengono celebrate. Per abbattere il toro servirà un evento scatenante, un altro cigno nero magari, oppure basterà semplicemente un cambio di umore degli investitori. Chissà, questo mercato secondo me è molto fragile, quindi qualsiasi cosa potrebbe spingerlo al ribasso. Ricordatevi sempre che quando il rischio percepito è molto basso, il mercato in realtà è al massimo della sua rischiosità. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto mettete un mi piace al video, iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti!